Ciao a tutti, sono Sissi, benvenuti in questo nuovo video mukbang o macbang, che dir si voglia di settembre. Oggi si mangia ancora, mangiamo ancora insieme e per il mukbang di oggi ho esagerato come al solito, ho preso tutti i ravioli di Dim Sum Go, ok? Questa catena qui di ravioli cinesi che trovate nei centri commerciali. Non li ho mai assaggiati da loro, quindi ci sono ravioli che ho già assaggiato, tipo i soliti ravioli di gamberi, ravioli di carne, eccetera, però ci sono cose che non ho mai assaggiato, quindi oggi li assaggiamo insieme e vediamo il raviolo più buono. E oggi siamo qui col faro puntato, il faro inquisitore puntato perché è una giornata da lupi proprio, sta piovendo, si sta preparando per fare altri disastri. Tra l'altro, spendo un secondo per mandare un abbraccio a tutti gli amici che sono stati colpiti dal maltempo, dalle alluvioni, ai miei amici dell'Emilia Romagna, ma anche delle altre regioni dove ha fatto i disastri. Speriamo, incrociamo le dita che con la perturbazione di questi giorni non faccia altri danni. E il faro inquisitore, anche perché mentre mangio risponderò a delle vostre domande. Quindi io direi di non perderci troppo in chiacchiere, di aprire questi fantastici ravioli. E tra l'altro, questo signore che me li ha dati ha pensato bene che eravamo in due a mangiare, perché mi ha fatto due vaschette, perché io ho chiesto due ravioli per ogni tipo praticamente e un bao. Abbiamo un baozi, che bello il nome baozi, abbiamo un baozi e poi due ravioli per ogni tipo di raviolo che vendono da Dim Sum Go. Quindi praticamente assaggiamo tutto il menù. E ha pensato che eravamo in due perché mi ha dato due bacchette. Ha fatto due vaschette speculari. Io in realtà ero lì che dicevo: forse è esagerato. Sono solo in una persona, cioè io e voi, ma mangio solo io. Cioè, mi auguro che mangiate anche voi qualcosa intanto che mi guardate. Però va così. Le bacchette uso queste qui di legno perché hanno un grip migliore rispetto alle mie, quelle da bambino, che le mie facilitate, che sono lisce. Accompagniamo con la Coca Zero bella fresca di frigo. Vediamo se riusciamo a farla emozionare. Questa Coca, mia cannuccia in vetro borosilicato. Si emoziona? Si emoziona! Non ho perso il tocco. Raga, non ho perso il tocco di far emozionare la Coca-Cola. Ok, quindi abbiamo i ravioli, che non mi ricorderò mai come si chiamano, e poi ho preso anche le salse, mi ha dato due salse di soia, che abbiamo qua il piattino. Chi se lo ricorda questo piattino rubato al mare con il benestare del cameriere? Buono, pazzesco. Quindi questo è il piattino che ho rubato al mare. Se avete visto i vlog del mare lo sapete. Due salse di soia e poi abbiamo la salsa piccante, che in realtà è la salsa sriracha. Io l'altra volta ho detto: non ho mai assaggiato la salsa sriracha, l'ho sempre vista nei video. In realtà è la salsa piccante che vi danno al cinese, la salsa sriracha a quanto pare. E poi abbiamo una salsa che è cocco e zafferano, che in realtà è da mangiare proprio accompagnata con questi ravioli viola, che hanno l'impasto con l'estratto di crauto viola, di cavolo viola. Quindi, però, magari noi l'assaggeremo anche con altri ravioli, chissà. Allora, incominciamo. Io direi di incominciare. Aspettate, tra l'altro, non so neanche dove mettere il piattino con la salsa di soia. Adesso la tiro fuori. Come farò? Cioè, ho un piano per mangiare troppo piccolo oggi. Comunque, sì, ho scelto due ravioli per tipo e un bao. Io direi di incominciare col bao, col baozi, che è questo, il bao, e dentro è ripieno di carne. Incominciamo. Ah, apro anche le domande perché devo anche rispondere alle domande. Un raviolo, una domanda. Allora, incominciamo col nostro baozi e prima di incominciare, premessa. Rispondo a queste domande per farmi conoscere meglio da voi, non per essere giudicata, visto che queste domande sono progressivamente sempre più disagevoli per me. Vi siete impegnati a farmi delle domande per mettermi in difficoltà, no, scherzo. Però quindi appunto quello che vi chiedo è: rispondo alle domande per essere
per farmi conoscere e non per essere giudicata. Quindi qua sotto nei commenti, se avete cose positive da dire, bene, se avete giudizi da esprimere, tenetevi lì per voi. E non dico solo nel mio caso, ma anche per gli altri creator. Bozzi. Qua ci vuole un po' di salsa. Pucciamo nella soia questo bao. Ci vuole un po' di salsa con il ripieno. Il ripieno in realtà è uguale al ripieno dei ravioli di carne cinesi. Qui c'è poco ripieno e tanta pasta. Per questo mukbang, mukbang, mi sono ispirata al signor Feng. Lo voglio abbracciare e baciare, il signor Feng. L'ho scoperto da pochi giorni, ma lo amo. È un signore di mezza età che fa video qua su YouTube. Il canale si chiama Cucina con Feng e fa tutte le ricette cinesi. Vi spiega come fare i ravioli, fare il riso alla cantonese, tutte queste cose buone. Quindi, se vi interessa, andate a vedere il signor Feng. Però prima di iscriversi al suo canale, che se lo merita, dovete iscrivervi al mio perché ve l'ho detto io. Quindi, se siete qui e non siete ancora iscritti al canale, vi chiedo di iscrivervi al canale così da aiutarmi a crescere e a non perdervi i miei prossimi contenuti pazzeschi. Lasciatemi un like di supporto. E sentiamoci qua sotto nei commenti, fatemi sapere quali sono i vostri ravioli preferiti. E sentiamoci per i prossimi mukbang. Allora, in teoria il prossimo mukbang è quello di Halloween, perciò di solito per Halloween prendo il cibo di Lidl di Halloween che esce sempre con la collezione di Halloween. Quest'anno non lo so. Voglio tenere d'occhio il volantino per vedere se ci sono un po' di novità, eccetera. E poi deciderò. Quindi non è ancora detta l'ultima parola sul mukbang di Halloween. Perciò, se avete suggerimenti sia per il mukbang di Halloween che per i prossimi mukbang, fatemelo sapere nei commenti. Io direi di rispondere alla prima domanda. Hai fratelli, sorelle, cugini, cugine? Ci vai d'accordo? Io sono figlia unica, però ho due cugini maschi dalla parte di mio papà. E sì, ci vado d'accordo, siamo in buoni rapporti, sono un po' più piccoli di me perché hanno una decina di anni meno di me, ma andiamo d'accordo, li voglio bene, li voglio tanto bene, guai per loro, quindi sì, andiamo d'accordo. E allora, è difficilissimo pucciare in questo piattino, dovrei metterlo. Ovvero il gambero. Devo fare un po' di spazio qui, senza fare troppi casini. I ravioli di gamberi sono stati i miei preferiti per tantissimo tempo. Ultimamente mi piacciono un po' di più quelli di carne. Devo dire la verità, però sarà una fase. Probabilmente è una fase. Poi andiamo avanti con la prossima domanda. Chi è il Camera Dad? Questa me la fate ciclicamente per i nuovi iscritti e per chi segue da poco il canale. Il Camera Dad è il mio papà. Quindi quando nomino il Camera Dad e si chiama Camera Dad perché ogni tanto mi aiuta con le riprese. Allora, voglio assaggiare la salsa al cocco zafferano con il raviolo viola, che in realtà dentro dovrebbe avere un ripieno di gamberi, di pesce comunque, e appunto l'impasto è fatto con l'estratto di cavolo rosso. Gamberi e verdure. È un po' molle l'impasto, la salsa è molto delicata.
I gamberi sono proprio interi, cioè li vedete? Non sono sminuzzati, sono proprio interi. La salsa non è male, è un po' Thai. Però molto molto delicata. Per un palato italiano. Poi, io direi di andare avanti con le domande perché sennò non finiamo più. Allora, a scuola ti piaceva studiare la materia preferita? Allora, io a scuola sono sempre andata bene anche se non mi piaceva molto studiare. Per fortuna avevo la capacità di studiare poco, però probabilmente ero molto intelligente o molto perspicace, però e quindi anche se comunque studiavo poco o non mi applicavo tanto, riuscivo ad andare bene. E ho fatto le superiori, mi sono fermata alle superiori perché dopo volevo andare a lavorare, volevo essere abbastanza indipendente. Vedete qua che fine che ho fatto? No, però quindi vabbè, ho fatto le scuole dell'obbligo e poi alle superiori ho fatto l'indirizzo di ragioneria. Non mi è mai piaciuto tanto studiare, anche se come vi dicevo riuscivo a studiare poco, ma avere un risultato apprezzabile. Dalle superiori sono uscita con 85, quindi un 8 e mezzo, un risultato più che dignitoso della serie. Ha le capacità, ma non si applica. Se col senno di poi, se avessi studiato un po' di più, probabilmente sarei riuscita ad avere grandi risultati. E la materia preferita, non saprei perché, per esempio, dipende tanto secondo me dall'insegnante, perché alle elementari e alle medie andavo molto meglio nelle materie scientifiche, matematica, scienze, eccetera. Probabilmente perché avevo dei maestri, degli insegnanti che mi riuscivano a stimolare meglio. Mentre poi alle superiori si è ribaltato tutto e andavo molto meglio nelle materie letterarie, quindi italiano, storia, eccetera. C'è proprio l'indirizzo sbagliato. Ero a fare ragioneria, a me di economia aziendale proprio non mi piaceva proprio, non mi interessava proprio nulla, non riuscivo a capirla. Mi sono spezzata? Forse. Raviolo di carne, semplice semplice, preferito. Molto gustoso il raviolo di carne. Con la salsa di soia poi. Poi andiamo avanti. Quindi non saprei dire qual era la mia materia preferita, però vi ho detto che in cui andavo meglio. Poi questa domanda me la fa Chiara, che è il look più strano che hai avuto, o anche i capelli, eccetera. Io in realtà non ho mai, cioè ho avuto una fase che forse potrei dire la mia fase più strana, era appunto i primi anni delle superiori dove c'era Avril Lavigne, eccetera. Mi piacevano tutte queste band un po' punk, un po' appunto punk pop, eccetera. E quindi ho avuto un po' la fase punk. Io andavo in giro, adesso se le troverò nei prossimi video, nei prossimi vlog, probabilmente ve le farò vedere. Io ero piena di borchie dappertutto, tutti i braccialetti. Voi adesso vedete questi braccialetti così con le pietre, eccetera. Una volta avevo tutti i braccialetti pieni di borchie, avevo la collana con i pallini quelli di metallo con le spille da baglia dentro. Forse avevo azzardato anche a mettermi gli orecchini, cioè le spille da baglia con orecchini. Quindi cioè, ho avuto la fase punk. E quindi niente, però era un periodo molto bello, sinceramente, e non me ne vergogno, anzi, con i capelli non ho mai fatto nulla di strano, anche perché sono molto sottili, eccetera, facevo i colpi di sole, ho iniziato a sperimentare tardi con i capelli, con i video appunto sulle tinte e niente, però sempre robe blande, quindi non mi sono mai tanto discostata appunto dal mio colore naturale.
Tanto c'è, se sentite rumori, è Raul che sta cercando di sfondare la porta perché probabilmente ha sentito l'odore dei ravioli e vuole mangiare anche lui. Quindi il look più strano che ho avuto è appunto quello lì punk. Poi credo di avere avuto un po' una fase un po' truzzetta. Io mi ricordo che ho una foto tornata da Londra che avevo la pelliccia, il bomberino di pelliccia bianca, pantaloni sotto di jeans e sopra cappellino Von Dutch rosa. Cioè proprio sembravo una tamarra, però ho sempre, cioè oltre la fase punk, ho sempre, non ho mai avuto uno stile preciso, ho sempre messo come adesso quello che mi piace. E vi esorto a fare lo stesso, se c'è qualcuno di giovane che mi segue, conservate la vostra unicità, mettetevi quello che vi piace senza seguire troppo le mode, perché è la cosa migliore, quello che vi rende felici. Abbiamo questo raviolo che ho tuffato nella salsa siracia, che è un raviolo nero, quindi l'impasto credo che abbia il nero di seppia, e dentro ha calamari e gamberi, quindi un altro raviolo di pesce. E l'ho messo nella salsa piccante, ce lo inzuppo anche un pochino nella salsa di soia, il culino, il culetto nella salsa di soia. Qua si sente un po' il nero di seppia nell'impasto, quindi ha quel retrogusto di pesce. Non male, ma non mi fa impazzire, sinceramente. Poi andiamo avanti. Hai viaggiato e che paese ti piacerebbe vedere? Allora, io in realtà non ho viaggiato molto perché, come vi dicevo, avendo fatto, cioè, come vi dicevo, come vi dirò dopo, avendo fatto tantissimi anni da single, quindi ho avuto modo di viaggiare, andare a fare viaggi, vacanze, così soprattutto con i miei ex fidanzati. Sono andata tantissime volte, ma proprio tantissime volte, in Egitto, ok? Perché mi piaceva, cioè si spendeva poco, mi piaceva tantissimo fare snorkeling, eccetera, cioè lì sotto sembra di stare in un acquario e poi si stava bene anche con l'hotel. Vogliamo fare una immagine del profilo col raviolo? Questo è un raviolo trasparente, tra l'altro, e dentro dovrebbe esserci pesce anche qua. Questi ravioli così, fatti così triangolari, sono un po' molli con l'impasto e non è che mi facciano molto impazzire. È un po' la consistenza dei mochi. Anche qua abbiamo i gamberi interi, praticamente. Sì, si spaccano, bisognerebbe metterli tutti in bocca. Sono grossissimi. Quindi all'estero sono andata un sacco di volte in Egitto, almeno 5 o 6 volte in Egitto. Sia sul Mediterraneo, quindi Ed Alamein, che sul Mar Rosso, Mar Salam, Mar Samatrut, eccetera. Poi sono stata ad Amsterdam, sono stata a Londra, sono stata a Ibiza. Poi che altro? Non mi viene in mente. Però comunque non è che ho viaggiato tantissimo, mi piacerebbe viaggiare, più che altro mi piacerebbe andare al mare, mi piacerebbe tanto esplorare anche l'Italia, magari ecco il sud, le isole, la Calabria, la Calabria del mio cuore, la Puglia, Sardegna, Sicilia, quindi mi piacerebbe tanto andare in mete italiane. Per quanto riguarda l'estero, vabbè, Maldive, Bali. Mi piacerebbe tanto andare a Formentera perché sono andata a Ibiza, mi è piaciuto tantissimo, proprio il vibe. Non sono andata a fare una vacanza di discoteca, sono andata a fare una vacanza tipo di tour delle calette, delle spiagge, dei mercati, eccetera. Quindi mi è piaciuto proprio il vibe. E,
Mi piacerebbe tornare a Ibiza, ma mi piacerebbe anche andare a Formentera. Le Canarie. Di città mi piacerebbe visitare Barcellona. Mi piacerebbe tornare a Londra. Forse andare a Parigi, ma devo essere proprio in buona. Cioè, devo proprio avere voglia di andare a Parigi. Questi sarebbero i miei viaggi che mi piacerebbe fare. Allora, assaggiamo questo raviolo arancione, che tra l'altro ho grandi aspettative per questo raviolo, perché è sempre un raviolo di carne, ma questo impasto arancione che non capisco che cosa sia, se sia la zucca o che cosa. E io vorrei fare come prima, ci metto un po' di salsa piccante e poi lo cuocio anche nella salsa di soia, il culo nella salsa di soia. Buono, è un impasto di carne, ma non c'è il cipollotto dentro che ti dà quella spinta. Ok, è un impasto di carne molto blando, tranquillo. Poi andiamo avanti e entriamo nelle domande difficili. Che lavoro fai? Allora, io in realtà faccio questo, content creator per il momento, per ora, creatrice di contenuti, faccio i video, prendo qualche soldino con le visualizzazioni pochi, pochissimi, però qualcosa, perché mi ricollego al discorso di quando andavo a scuola, finite le scuole, le superiori, sono andata a lavorare. Ho sempre lavorato in ufficio, quindi inerente al mio indirizzo scolastico, quindi appunto ragioneria, ufficio contabilità, ufficio logistica, fatture, pagamenti, bonifici, F24, tutte quelle cose lì. Ok, mangio un raviolo di carne e lo voglio intingere nella salsa al cocco, perché la salsa al cocco è molto blanda, il raviolo di carne è molto saporito, quindi vorrei vedere il connubio perfetto. Vedrò che non ci sta poi così tanto male. Quindi, appunto, si è liberato il posto per le salse. Quindi, appunto, sono andata a lavorare, ho fatto lavori di ufficio, eccetera, in vari posti. Dopodiché ho avuto una malattia in famiglia, diciamo così, che si sta protraendo e quindi c'è stato bisogno di me qui. E quindi questo è quanto. Ho iniziato a fare un po' di video in realtà, prima appunto con le serie TV e poi questo canale. Siccome al mattino sono sempre un po' impegnata e al pomeriggio è il momento in cui sono più libera, quindi per passare un po' il tempo, siccome sono una persona, non voglio dire solitaria, ma non voglio dire sola, ma un po' solitaria, quindi per non chiudermi in me stessa, per parlare, per appunto avere un po' di compagnia, come voi mi dite, sì, ci fai tanta compagnia. Anche io, in realtà, anche se sto parlando, se sembra che sto parlando con me stessa, però in realtà la compagnia la sento. E quindi è iniziato tutto così, un po' per gioco, e sono ancora qui, sono ancora qui. Poi vabbè, in futuro si vedrà. Mi piacerebbe, non mi piacerebbe tornare più a lavorare in ufficio, sinceramente. Ho bisogno di fare qualcosa di un po' più creativo e non ho voglia di tornare in un ufficio, quindi vorrei fare qualcosa, magari anche per conto mio, in proprio, gioielli o qualcosa, ci ho pensato, però non è il momento. Non è il momento perché non ho in questo momento la testa per stare dietro a queste cose, che comunque sarebbe un investimento grande, non è secondo me neanche tanto il momento.
perché non ho ancora abbastanza visibilità, perché si sa, più visibilità si ha, più si ha modo di raggiungere sempre più persone. Quindi un po' per l'impegno, un po' per l'investimento, un po' perché secondo me non è ancora il momento. E poi anche perché devo decidere, devo fare un business plan, cioè sono cose molto importanti, sono cose che io dico se lo faccio non voglio fallire, perché se lo faccio così a caso per poi fallire è meglio che non lo faccio. E quindi questo è quanto. E ci manca un raviolo da assaggiare, ci manca un raviolo da assaggiare e questo sono quelli alla verdura, è verde e dentro hanno le verdure, questi quindi sono i ravioli vegetariani e non saprei come mangiarli. Con la salsa piccante? Andiamo con la salsa piccante, con la salsa sriracha, che in realtà l'ho mangiato un milione di volte, che dico... Assaggiate la salsa sriracha tutte le volte che vado al cinese, tipo. Un raviolino di verdure. Potrei assaggiarlo anche con la salsa di cocco, cocco e zafferano. Secondo me i ravioli di carne normali, cioè per intenderci questi, sono i migliori. Cioè, oggi non vado nell'innovazione, ma vado nella tradizione. Oggi sono tradizionale. E quindi chissà che cosa mi riserverà il futuro. Comunque, se sono qui e sto facendo questo è perché c'è bisogno di me qua e posso anche. Quindi, che nessuno si preoccupi, che nessuno si preoccupi e poi vedremo. Perché comunque, cioè, mi sembra di essere un po' ritornata a respirare solo ora, anche se comunque la tragedia è dietro l'angolo. Perché vabbè, nei trascorsi, degli anni trascorsi, è la malattia di mia mamma e mio nonno che è morto nel 2018, che eravamo, cioè, era il mio migliore amico, era la mia anima gemella, eravamo tutto, eravamo una cosa sola, io e lui era la persona preferita mia della famiglia. Poi nel 2019, cioè subito, quindi dopo mazzata, è morto il cane che avevo prima, 15 anni insieme. Però me lo sono goduto fino alla fine, anche mio nonno me lo sono goduto fino alla fine. Dopodiché è partita tutta la storia del Covid, che è durata fino all'anno scorso praticamente. E quindi mi sembra di aver ricominciato a respirare solo ora. E quindi vedremo che cosa mi riserverà il futuro. Sempre domanda un po' collegata è: ti manca essere indipendente e andare a vivere da sola? Ni. Perché come vi ho detto c'è bisogno di me qua, quindi in realtà poi di giorno sarei comunque sempre qua e ha senso andare a abitare da sola, cioè io sono figlia unica, ho a disposizione i miei spazi, ha senso andare a vivere da sola se poi dopo sarei sempre qua? Non lo so, ok? Poi c'è anche la questione di Raul, dovrebbe venire con me perché Raul, cioè senza di me lui non mangia assolutamente. Quindi dovrebbe venire con me, però quando esco che non lo posso portare, dovrei portarlo qua. Cioè, la soluzione ideale sarebbe tipo l'appartamento di fianco, l'appartamento di sotto, cioè quindi molto, molto, molto vicina. Certo, mi farebbe piacere avere più spazio, avere appunto il mio bagno personale, però nel senso, per ora non è una priorità. Certo, se avessi un fidanzato, un compagno... Sarebbe tutta un'altra cosa, però per ora va bene così, anche perché cioè, queste cose così importanti, cioè investimenti così importanti, bisogna anche pensarci e bisogna capire se è il momento, se non è il momento, se conviene aggiungere una proprietà al patrimonio. Quindi per ora va bene così. Poi, andresti al GF? Questa è l'ultima domanda che mi è arrivata. Andresti al GF se te lo proponessero? Allora, adesso come adesso, il GF di adesso no.
Assolutamente no, perché io adoravo il GF e cosa mangiamo? Mangiamo il raviolo di gambero, il secondo mio preferito, raviolo tradizionale di gambero. A me piaceva tantissimo il GF, quello originale, ok? Quando c'era, cioè io mi ricordo ancora il primo GF, cioè io sono impazzita al primo GF con Taricone, eccetera. Poi cioè, quando c'era Katia Ascanio, cioè quel GF lì era bello, dove c'erano tutte persone comuni, era una cosa un po' più, tra virgolette, passatemi il termine serio. Adesso con dentro questi mezzi VIP, adesso negli ultimi anni credo che tra l'anno scorso e quest'anno ci hanno messo dentro delle persone comuni, però prima quando facevano il GF VIP così, boh, sinceramente no, cioè troppo drama. Poi arrivano gli ex di questo, l'ex di quell'altro, cioè casini su casini, cioè troppo dramma veramente, dopo io mi stuferei. E quindi ci sono più, in realtà più contro che pro, poi è tanto tempo, nel senso se mi dicessero, ah sì, vai al GF, stai una settimana e poi cioè, già segnato il tuo destino, ti eliminiamo dopo la settimana. Dici ok, però andare là, poi voi magari mi votate, ok? Magari voi poi mi votate e rimango fino alla fine, sono tanti mesi, cioè sono mesi ed è tantissimo per il discorso che abbiamo fatto prima, che c'è bisogno di me qua, anche poi per Raul, quindi no, non potrei, cioè mi dovrei anche portare Raulino, cioè entriamo nel GF io e Raul. Perché se no questo non mangia, cioè già quando ho provato ad andare tipo in vacanza con i miei amici e stare via una settimana, cioè tragedia perché in una settimana ha mangiato solo prosciutto cotto, croccantini zero, quindi sarebbe un bel problema, me lo dovrei portare e poi vincerebbe lui il GF. E quindi direi di no, cioè sinceramente adesso come adesso questo GF di adesso no, troppo, troppo drama, troppo non mi piace, infatti non lo seguo nemmeno, cioè vedo qualcosa un po' così sui social ma non lo seguo e poi non so neanche se sarei pronta per un'esposizione così grande, ok? Quindi, cioè, è come andare nella fossa dei leoni, cioè come buttarsi nella fossa dei leoni. Quindi non so neanche se sarei pronta a un'esposizione così. Però, nel lato positivo, potrebbe esserci che potrei incontrare un buono pazzesco, perché al GF ci mettono sempre dentro i buoni pazzeschi. Non so se sarebbero interessati a me, visto le ragazze che ci sono dentro, tutte boh, mezze starlette, tutte un po' tutte rifatte così. Quindi io sarei un po' una, tra virgolette, una bellezza un po' più tradizionale, però vabbè, sono simpatica, quindi potrei conquistarli con la simpatia e con la cucina. Però non lo so, cioè, così per ridere. Si sono raffreddati questi ravioli. Parlando. Ma se io andassi al GF, voi mi votereste? Fatemelo sapere qua sotto. Entriamo nel vivo della questione. Situazione amorosa. Sì, parlaci della tua situazione amorosa. Però una domanda che non ho segnato, che mi sta venendo in mente. Raga, se mi è scappata qualche domanda, vi chiedo perdono, però ho cercato di segnare tutte le domande che avevo. Una domanda che mi è venuta in mente che non l'ho scritta e mi avete chiesto, forse sempre Chiara, mi ha chiesto ed è il mio primo bacio, com'è stato, quando è stato, eccetera. Allora, il mio primissimo bacio è stata una roba un po' coatta, di coercizione, perché io stavo con questo ragazzino, ok, che c'era già una simpatia già dalle elementari,
E quando eravamo alle medie, non so se era prima o seconda media, eravamo un po' insieme, eravamo un po' fidanzatini, no? Solo che questo non mi baciava, ok? Io volevo già limonare, hashtag limonare, ma no, io volevo limonare, questo non mi baciava, non mi baciava, non mi baciava. Che adesso se c'è la mia migliore amica che mi sta ascoltando, si mette a ridere di brutto, perché eravamo in biblioteca e io ho escogitato un piano per farmi baciare, pazzesco, raga. Eravamo in biblioteca, io, lei e lui, gli ho detto questa qua. Gli ho parlato e gli ho detto: ascolta, questo mi deve baciare per forza, oggi deve succedere. Quindi gli ho detto: giochiamo noi tre, obbligo verità. E quando lui dice obbligo, o quando io dicevo obbligo, non mi ricordo più com'era la storia, lei doveva obbligare o lui o me a baciarci, no? E insomma, è successo così coattamente. Dopo però mi ha mollato. Si vede che non ero brava, non lo so, si vede che non era cosa. Mi ha mollato per mettersi con un'altra. Cioè, eravamo insieme dalle elementari, raga. Adesso lui, cioè, e lui è biondo con gli occhi azzurri, è sposato con una bionda con gli occhi azzurri, hanno un bambino biondo con gli occhi azzurri. E io sono qua che sto mangiando i ravioli cinesi. In realtà non mi è andata poi tanto male. Sicuramente sono più gustosi. No, comunque davvero. Cioè, adesso ognuno ha il suo carattere, però io sono convinta che per me ci voglia una persona che mi tenga un po' testa, cioè che mi stimoli, che riesca a tenermi testa, che riesca a stimolarmi, ma senza esagerare troppo, perché il confine con il tenermi testa e il confine con mi stai dando fastidio è molto labile. Quindi non lo so nemmeno io. E quindi parliamo della mia situazione amorosa. La mia situazione amorosa è che io amo Raul. È inesistente. Allora, io sono single da tantissimi anni, ormai saranno una decina d'anni. Inteso storia seria. In questo tempo ho avuto delle storie brevi, delle avventure che si contano sulle dita di una mano, praticamente. E non saprei che altro dire. Ho vissuto degli anni difficili, questo l'ho già detto. Però adesso non lo so. Io continuo a scherzare, dire il buono di qua, il buono di là, però cioè, adesso ne sto parlando, spero di non essere troppo confusionaria, perché questo è un argomento che mi mette abbastanza confusione, sono molto confusa su questa cosa e vorrei anche cercare di fare un discorso che poi nell'editing del video, quando mi risento, non voglio pensare, ecco che cosa hai detto, non ti meriti nessuno, perché a volte dico delle cose e dice, ecco, questa qua non si merita nessuno se parla così, quindi vorrei cercare di essere abbastanza delicata e di parlarne in modo coerente, non troppo confusionario, perché in realtà non lo so nemmeno io, nel senso che a volte, certi giorni, mi piacerebbe sentirmi con qualcuno, avere qualcuno con cui uscire, andare al cinema, andare a mangiare, eccetera. Altri giorni voglio solo leggere, disegnare, cioè voglio farmi i fatti miei, non fatti miei per andare di fiore in fiore, ma fatti miei, proprio voglio rimanere nel mio brodo, no? Quindi sono un po' restia anche a propormi per questo, perché non vorrei poi far star male qualcun altro, anche se cioè, non c'è stato modo, nel senso che comunque io l'ultimo appuntamento conoscitivo che ho avuto è stato a dicembre 2023, quindi è già passato quasi un anno, poi non ho più, non so, non mi sono più sentita, cioè non sono più uscita con nessuno in appuntamento, perciò sarebbe anche ora, ok? Però appunto ci penso tanto e poi dico, ma vediamo domani se sono della stessa opinione.
C'avevo un buono lì da a marinare, che ho detto quando torno dal mare contatto questo qui che mi ha messo il like, però è sparito, non lo so, si vede che si è disiscritto, non c'è più. Quindi dovrei anche cercare di agire e vedere le cose come vanno, senza troppi, cioè non è che ci dobbiamo sposare, ok? E quindi così, cioè io sono iscritta a tutte le dating apps possibili, Tinder, dating, questo, quell'altro, però cioè, non riesco a, come posso dire, non riesco a decidermi, o non mi piace perché lì ti basi sulle foto, o non mi piace quello che scrive, quindi questo no, questo no, questo no. Poi quando trovo uno carino dico no, ma è troppo bello per me. Quindi mi vengono poi i dubbi, dico, non mi sento all'altezza, dico no, questo è troppo buono, è un buono troppo pazzesco. E quindi lo elimino anche lui perché è troppo buono, quindi o sono troppo brutti, o sono troppo belli, o se sono così che potrebbero andare bene, sono troppo lontani. Cioè, un casino, raga, un casino, una confusione pazzesca quando sarei lì e dovrei dire. Cioè, ogni tanto mi metto lì, apro e dico: sì, scegliene uno e basta, scegliene uno, uno qualsiasi, uno, però parla, esci, ci fai qualcosa, no? E quindi, boh, poi adesso arriva il periodo che io vado in letargo, perché quando comincia a fare freddo così, cioè d'estate fa troppo caldo, poi d'inverno fa troppo freddo e non ho. Capite che ci sono un sacco, cioè tutto qua dentro, però ci sono un sacco di interferenze. Poi secondo me ci sono anche, adesso questo discorso qualcuno lo prenderà come questa è pazza, ci sono anche delle interferenze, perché in questi anni ci sono state delle possibilità, ok? Ma sono, cioè per una cosa o per l'altra non è successo, ok? Anche con persone con cui mi sentivo, dovevamo vederci. Niente, lavoro, questo, quell'altro, tutte scuse, finito tutto, finito ancora prima di conoscerci di persona. Quindi, secondo me, c'è qualcuno, qualcosa che non vuole farmi trovare il mio buono, oppure che dice sì, aspetta perché arriverà, ok? Quello definitivo, il buono pazzesco definitivo. Mi piacerebbe anche in realtà conoscere qualcuno di persona, perché sono convinta che così con online non si può conoscere, cioè non lo so, vedete, ci sono troppe variabili, questo non mi piace, questo è troppo bello, invece se conosci qualcuno così per caso, mentre sei al centro commerciale o mentre sei da qualche parte, cioè. Ci sono altre sensazioni, no? C'è la vibrazione, c'è l'odore, c'è altre cose, no? Che uno dice magari dice, non è proprio il mio tipo, però mi incuriosisce, no? Solo che conoscere persone così dal vivo è molto difficile. Poi io esco pochissimo, quando esco vado a casa delle mie amiche, quando usciamo, che andiamo nei posti, andiamo sempre negli stessi posti. Quando esco io da sola, vado al centro commerciale o al Tico Tao, all'Acquasapone. Ditemi voi che posso incontrare l'Acquasapone. Detto dovrei andare al Leroy Merlin. Però vabbè, comunque capite che la situazione è questa. Non so se vi sta soddisfacendo questo Q&A. E ultima domanda, anche perché è tardissimo, sono piena tra l'altro, io mangerei un ultimo raviolo di carne, che tra l'altro me ne ha messi 4 e non 2, perché mi ha detto questi sono piccoli. In realtà lo sapeva che erano i miei preferiti, probabilmente me l'ha detto in faccia che il raviolo di carne era il mio preferito, quindi me li ha regalati 2. E mangio l'ultimo raviolo, che secondo me è questo, il raviolo di carne semplice. Vediamo se riesco a farvelo vedere bene, però lo sapete qual è il raviolo di carne. Questo, ecco, c'era sotto la tovaglietta. Me lo sarei mangiato lo stesso anche se cadeva per terra. Questo qui che di solito li fanno anche alla piastra, li scottano alla piastra. Questi sono, secondo me, i migliori. Sono belli saporiti, c'hanno dentro quel cipollotto, che cipollame. Per quello che io non ho il fidanzato, perché puzzo di cipolla, probabilmente. No, scherzo, secondo me emano anche delle vibrazioni contrastanti, non negative, ma contrastanti. Va bene, l'ultima domanda, che questa la fa la mia Rosy, questa domanda.
fa la Rosy, la domanda è: se ti fidanzerai, continuerai a fare video? Ti andrà ancora? Se lui non è d'accordo? Allora, questa cosa di fare video, allora, prima di tutto bisogna vedere se io mi fidanzerò. Potrebbe anche non succedere mai e va bene così perché sto bene anche da sola, quindi sono scesa al termine che sto anche bene da sola. Però se succederà, la cosa di fare video o non fare video è indipendente da un'altra persona, cioè fare video è una scelta mia. Come ho detto prima, il motivo per cui ho iniziato a fare i video è quello che ho detto prima e il motivo per cui sto anche continuando, perché mi piace, perché mi sento in compagnia, perché do la mia opinione sulle cose, parlo, non mi chiudo in me stessa, è una cosa creativa per me. Quindi mi piace e andrò avanti così fino a che deciderò io, ok? Fino a che non sarà un peso per me, fino a che avrò un riscontro positivo, però è sempre una cosa mia, ok? Anche la percezione della gente non conta molto quanto conta il mio volere, ok? Quindi è una cosa indipendentemente dagli altri il mio fare video. Perciò io penso che appunto andrò avanti a farli fino a che mi andrà, fino a che non sarà un peso, fino a che lo riterrò opportuno. E appunto se lui non è d'accordo vuol dire che non è la persona giusta, perché io se adesso dovesse arrivare qualcuno nella mia vita, io mi presenterò come Sissi che fa i video su YouTube. Può decidere di mostrarsi o non mostrarsi, anzi, forse è meglio che non si mostra, forse non vorrei neanche condividerlo troppo online, ok? Cioè vorrei dire: ah, c'ho il fidanzato, andiamo di qua, andiamo di là, gli faccio lo shopping, gli ho comprato le mutande, gli ho comprato questo, gli ho comprato quell'altro, però non vorrei che diventasse un canale di coppia, probabilmente, poi beh, si vedrà. Quindi non vorrei esporlo troppo, anche perché non si sa poi le cose che succede. Però io mi presenterò così, cioè io mi presento così, quindi lo saprà già dall'inizio. Se è una cosa che a lui non gli va giù, anche se io sinceramente non credo di essere una persona troppo invasiva quando faccio i video, perché è capitato anche che io filmassi dei vlog mentre appunto ero al mare con gli amici o mentre appunto ero fuori con le mie amiche, cioè non penso di essere troppo invasiva, a parte quando faccio vedere i piatti nei video prima di mangiare, che dico: aspettate un attimo che devo farlo vedere, devo fare il video. Però poi c'è, cioè, una cosa così, poi per il resto non sono una persona troppo invasiva. Mi aspetto appunto che la persona che ho di fianco mi supporti. Mi supporti in questa cosa, anzi gli dirò: ascolta, portami al mare, portami nei posti che io devo fare i vlog, devo fare i video. Sicuramente le prime vacanze magari che faremo insieme, eccetera, no, perché è giusto stare, conoscersi e stare da soli. Però è una parte, questa è una parte, cioè una grandissima parte della mia vita. Quindi, cioè, sicuramente non si discute. Se è una cosa che non gli va bene, cioè, lo si dice subito e ciaone. Ok? Quindi mi aspetto appunto una persona, cioè parlando di una persona ipotetica che deve arrivare, appunto mi aspetto una persona di supporto, che mi sia di supporto, che una persona che mi aiuti, una persona che sia autosufficiente, perché davvero, cioè io le precedenti relazioni di 10 anni fa, vero che ero ancora nei miei 20 anni, ok? Quindi eravamo tutti ancora un po' piccoli, io ero molto grande già di testa, forse ero più grande allora di testa di adesso. Cioè, ho sempre trovato persone non indipendenti, ok? E io ho bisogno di una persona che sia un minimo indipendente, perché io lo dico sempre: non voglio una persona che mi aggiunga più problemi di quelli che già ho. Perché se io sono qui, devo cucinare qua, pulire qua e poi andare da lui, cucinare là, pulire là, cioè, capito? Cioè, svegliarsi, ok? Cioè, io non posso stare dietro a tutti quanti. Ho già troppe persone a cui devo stare dietro. Non può aggiungersi un'altra persona che mi metta sulle spalle altro carico. Anzi, vorrei qualcuno che mi aiuti, qualcuno che sia di supporto, qualcuno che appunto non mi porti più problemi che altro. Sissi dell'editing dirà: vedi, è meglio che stai da sola.
E poi vorrei magari, se è possibile, un fidanzato che abbia un gatto, perché io ho voglia di gatto. Purtroppo la gatta di mia nonna, che tra l'altro l'avevo trovata io investita, cioè è morta da 2 anni, è morta che aveva 17 anni, quindi sono passati già 20 anni quando l'ho trovata investita, e era la gatta dei miei nonni, è morta appunto 2 anni fa e io ho voglia di gatto, cioè io voglio disperatamente un gatto nella mia vita, ma qua non me lo fanno tenere. Quindi voglio un fidanzato già gattaro, che abbia un gatto, dotato di gatto, quindi capito? Fatevi sotto. Va bene, mangio l'ultimo raviolo. Freddo ma buono. Questi qui avanzati sembrano dei pasticcini. Questi parlo con la bocca piena. Questi avanzati, niente. Li mangerò o li porto stasera dalla mia amica, oppure li mangio domani. Li riscaldo al vapore in padella con un pochino di acqua. Tanto tutta roba cotta si mantiene. Va bene, il dolce non ce l'abbiamo, anche perché è tardissimo, cioè io un mukbang così lungo non l'ho mai fatto. Spero che vi abbia fatto piacere. Spero che vi abbia aiutato a conoscermi e a capirmi un po' meglio. Ve lo ridico, non siamo qui per giudicare, cioè non siete qui per giudicarmi. Quindi solo commenti di supporto, grazie. Anche se vabbè. Non mi pare di, cioè non ho detto niente di male, però non voglio sentire, ah, io farei così, io farei cosà, o devi fare così, devi fare cosà, ok? Quindi questa è la mia vita e sto cercando di fare il meglio possibile. Va bene, quindi vi rinnovo il fatto di iscrivervi se non siete ancora iscritti, lasciarvi un like di supporto e di sentirci qua sotto nei commenti. Li avete già assaggiati questi ravioli? Per me i migliori rimangono quelli di carne. Datemi ispirazioni per i prossimi mukbang. Adesso vediamo quello di Halloween che uscirà il 31 di ottobre. Vediamo se sarà con il cibo di Lidl o se mi inventerò qualcos'altro, però i suggerimenti sono sempre appunto i benvenuti qua sotto nei commenti. Io vi bacio e noi ci vediamo prestissimo con altri contenuti. Ciao!